Isola, Cecilia Rodriguez si apre su Francesco, Paola e il Cannegate. Checco sembra aver preso bene la notizia della liaison di Francesco Monte e Paola Di Benedetto. A seguito di quanto è accaduto tra Cancelletto Francesco Monte e Paola Di Benedetto, dopo l'eliminazione di quest'ultima dal gioco DL Cancelletto Isola dei Famosi 2018, l'ex fidanzata dell'ormai ex major naufrago del reality show honduregno, Cancelletto Cecilia Rodriguez, si è aperta sul conto del suo ex, ai microfoni di una nuova intervista. Checco prende bene la notizia della liaison amorosa di Francesco e Paola, l'intervista. A pochi giorni dalla messa in onda della nona puntata dell'Isola dei Famosi 2018, sembra che non si parli d'altro. Una delle news di TV e gossip più divulgate, nelle ultime ore, vede Francesco Monte confermare il rumor della sua tanto chiacchierata love story con l'eliminata dall'Isola 13, Paola Di Benedetto, nel corso dell'ottava diretta ufficiale del reality show honduregno. La bella madre natura è apparsa nello studio televisivo dell'Isola dei Famosi e, in qualità di ospite, ha ricevuto un mazzo di rose contenente un messaggio destinatole dal fascinoso ex major naufrago dell'isola, Francesco Monte. L'ex tronista di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi, apparirà molto presto al Maurizio Costanzo Show, video. Per rendere nota al grande pubblico italiano la sua versione dei fatti circa il Mario Anagate. Cecilia Rodriguez torna a parlare del tradimento con Ignazio Moser. La volontà che avevo maturato era più forte della ragione. Se lui è felice, lo sono anch'io. Spero davvero che possa trovare una persona con la quale star bene e condividere la propria vita, ha chiosato l'ex Stefina Cecilia Rodriguez ai microfoni del settimanale Nuovo, alludendo al tradimento avvenuto con Ignazio Moser al Grande Fratello VIP, inferto al bel Francesco Monte. Ognuno deve prendersi le responsabilità di quello che ha fatto o di quello che, magari, non ha fatto, ha aggiunto la sinuosa modella argentina, commentando la notizia concernente il clamoroso Cannegate, esploso per alcune scioccanti accuse mosse da Eva Enger a carico di Monte. L'ex naufrago in data 17 marzo 2018 apparirà nello studio di Verissimo insieme a Paola Di Benedetto, per rilasciare una nuova intervista dinanzi alle telecamere del talk show condotto dall'elegante Silvia Toffanin. Sono in tantissimi, tra i telespettatori dell'isola, a ritenere che Francesco Monte sia stato vittima di una vendetta consumata da parte dell'ex attrice Lucy Rossi Enger. Video. Per ricevere le principali news di TV e gossip, basta continuare a seguirci sul portale web ufficiale di Blasting News Italia.